Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio mostrarvi come visualizzare velocemente lo spettro di un segnale grazie alla trasformata di Fourier veloce. Allora, innanzitutto il segnale nel tempo è in generale descritto come la sua magnitudine A per insomma, la funzione sinusoidale o cosinusoidale. 2 pi greco, la sua frequenza per il tempo più un'eventuale fase. Allora, nel nostro caso la fase ci interessa poco. Quello che vogliamo visualizzare nello spettro è la magnitudine A e la frequenza. Quindi, data la funzione nel tempo sinusoidale, che sarà in generale così, voglio visualizzare un picco con magnitudine A e frequenza, insomma, F segnato. Ok? Iniziamo. Scrivo prima di tutto la funzione che voglio visualizzare come esempio. F di t sarà, non so, scelgo 5 come magnitudine, 5 seno di 2 pi greco, come frequenza scelgo 3, o du anzi 2, 2 Hz, per il tempo. Ok? Quindi la scrivo come funzione lambda, ok? Perché è molto più semplice per scrivere un legame tra varie variabili senza definire le variabili. Quindi f come funzione di lambda, come ho fatto anche per il grafico della funzione. Il mio ingresso è t e diventa 5 per nampi seno di 2 per nampi pi. Per 2 per t. Dato che abbiamo utilizzato nampi sia per definire la funzione seno e sia per definire il pi greco, naturalmente dobbiamo importare nampi. E pensiamo anche che dovremo importare matplotlib, pyplot, perché ci servirà poi per visualizzare queste funzioni. Ora devo definire la scala dei tempi. E lo posso fare con l'inspace, faccio t uguale numpy linspace, come ho fatto già altre volte. Se vi ricordate, serve il tempo iniziale, il tempo finale, il numero di punti. Posso definire prima in questo modo: 0, non ne ho idea, 1 e 100 punti. Proviamo facendo pt.plot a visualizzare questa funzione. Quindi fare f di t per vedere se riesco a ottenere il grafico della funzione. Ecco qua, si vedono due oscillazioni, proviamo a aumentare a 5 e magari aumentare anche il numero di punti. Ok, quindi ora si riescono a vedere un certo numero di oscillazioni. Non ci serve. Andiamo avanti. Ora devo fare la trasformata di Fourier veloce. Posso utilizzare di nuovo SciPy, perché è un grande contenitore di funzioni matematiche. In particolare ci interessa la sottolibreria di SciPy FFTPack, perché contiene tantissime funzioni sulla trasformata di Fourier veloce. La prima funzione che ci interessa è FFT. Quindi, from SciPy.FFTPack import la funzione FFT. Se scrivo y uguale f di t, quindi ottengo la y, l'y di Fourier è uguale a, leggiamo qua, gli basta avere la y in base alla documentazione, quindi uguale fft di y. Proviamo a vedere che cosa fa questa funzione. Vedete, mi genera lo spettro negativo con sia le frequenze negative e sia le frequenze positive. A noi ci interessano soltanto le frequenze positive, ma dovremmo utilizzare sia l'energia della parte negativa e sia l'energia della parte positiva. Quindi converrà avere un solo lato e moltiplicare per 2. Inoltre, per ottenere la vera ampiezza, bisogna calcolare il valore assoluto, perché vedete qua diventa negativo,
e dividere per il numero di punti. Questo è un motivo matematico che non vi sto a spiegare. Quindi, come prima cosa, definirei una YF left, quindi prendo soltanto la parte sinistra, e faccio così, YF dove tutti quelli a sinistra fino a n mezzi. Faccio due divisioni rispetto a 2 perché serve un numero intero. Se facessi n diviso 2 senza la doppia divisione, mi uscirebbe un numero float, che non è adeguato come numero di posizione. Se printiamo YFL, otteniamo solo la parte sinistra. Come vi ho detto prima, però bisogna dividerla per il numero di punti, calcolarne il valore assoluto e moltiplicare per 2 perché ci sono i due lati, mentre noi vogliamo un unico lato. E la magnitudine in realtà è splittata tra le frequenze negative e le frequenze positive. Ed ecco qua, abbiamo ottenuto il nostro spettro, vedete che raggiunge la magnitudine di 5. Però dobbiamo definire meglio l'asse x. A nostro aiuto, cioè, ci arriva un'altra funzione di SciPy chiamata FFTFrec, che mi crea automaticamente l'asse delle x, cioè ovvero le frequenze. Quindi importiamo FFTFrec e definisco xf come FFTFrec di cosa? Leggiamo la documentazione. Di n il numero di punti e vuole anche il sample spacing, ovvero l'inverso della frequenza di campionamento. Noi non abbiamo la frequenza di campionamento, però possiamo calcolare facilmente il periodo, intervallo tra due punti. E come lo posso calcolare? Se lo definisco t, il valore t dipende da questi parametri. In particolare sarà l'intervallo t1 meno t0 diviso in n punti. Quindi ora ottengo tutte le xf. Però se plottiamo le xf, vediamo che ci sono sia le frequenze positive che quelle negative. Quindi di nuovo dobbiamo prenderci soltanto la xf left di xf, in cui andiamo a prendere soltanto le frequenze, andiamo da 0 a n mezzi. Se facciamo il grafico finale, otteniamo il nostro spettro. Miglioriamo un po' il grafico facendo PLT figure 1. Cerchiamo di zoomare tra 0 e 5, così riusciamo a vedere se abbiamo preso la frequenza a 2 Hz, PLT.xlim da 0 a 5, e ci abbiamo preso. Vediamo un picco di 5 di magnitudine a 2 Hz. Se aggiungessimo un'altra funzione, riuscirebbe a individuarla? Vediamo un po'. Creiamo una di magnitudo 3 alla frequenza 3, quindi cerchiamo di farle anche vicine per metterlo un po' in difficoltà. E la becca. Potevamo evitarci tutto questo? In realtà sì, nel senso, io vi ho fatto vedere come si fa passo per passo, però in realtà il caro Matplotlib ci permette di visualizzare automaticamente questo problema. Grazie a PyPlot Magnitude Spectrum. Proviamo a vedere che cosa fa. Andiamo giù, facciamo PLT magnitude spectrum, lo spettro di magnitudine. E lui che cosa gli serve? Gli serve una X, ovvero i dati, quindi Y, e la frequenza di campionamento. La frequenza di campionamento è banalmente 1 diviso T. Proviamo a vedere che cosa visualizza. Ah, innanzitutto scriviamo plt.show così non vediamo questa cosa. Vedete, qua possiamo definire il size, cioè possiamo definire se vedere i due lati o il singolo lato. In questo caso, per default, vediamo un singolo lato, però, vedete, 2,5, prende l'energia di soltanto un singolo lato, quindi dobbiamo moltiplicare per 2. E se zoomiamo, plt.xlim tra 0 e 5,
vediamo che abbiamo ottenuto lo stesso risultato. Ancora un po' più, diciamo, grossa la pancetta, però, come vedete, 5, 3, le frequenze sono le stesse, abbiamo ottenuto lo stesso risultato in sole 3 righe, mentre qua di righe ne abbiamo utilizzate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe. Quindi questo è di nuovo il bello di Python, fare qualcosa di magari anche abbastanza complesso in pochissime righe. Tutto qui, davvero. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, mettete like e commentate e ditemi cosa ne pensate. Ciao da Andrea, ciao ciao ciao.